Tutto dentro qui. Ci rinuncio. Io il cavallo, fino a 14 anni che stavo in Sardegna, li vedevo solo passare con i carabinieri a cavallo, che allora non andavano in giro con le camionette, andavano a cercare i banditi, i delinquenti a cavallo, allora li vedevo così. Io c'avevo questo asinello, c'era una persona al mio paese che era in contatto con dei cavalli del continente. E questo signore qui ha fatto di tutto per farmi mettere in contatto con questa gente qui, perché secondo lui vedeva in me uno che a cavallo poteva fare quello che voleva. E così è stato. Amica, arrivo! Sì. Quarta corsa, primo numero 9, la terza, secondo numero 1, Irene Watson per il terzo posto. Il giudice di arrivo richiede la fotografia. Avevo 13 anni allora, 13 anni, e finivo la scuola, andavo da mio padrino dove c'era questo asino e lui mi dava quest'asino per accompagnare le vacche al pascolo, per portarle a mungere, capite? Io mi divertivo un po', addirittura lo facevo anche alzare in piedi, l'asino. Questo signore ha visto queste cose che mi ha messo in contatto con queste persone qui e niente, sono arrivati a mettersi d'accordo con mio babbo di mandarmi a Milano perché avevo delle capacità che potevo insomma sfruttare. E così è stato. Appena compiuti 14 anni a Milano. Dal lavoro in pista andavo a scuderia e mi metteva su così a girare così e c'era il caprone di scuderia Pepe Panici che adesso non c'è più, che il giorno che la prima volta che mi ha messo il cavallo mi ha detto tu diventerai fantino. Allenatore signor Sergio Bresciani ha preso la scuderia. A Milano ci siamo trovati a Chilivani in 25 sardi, 25 ragazzini dai 14 ai 15 anni. Che andavano tutti a Milano, di vari paesi della Sardegna. E niente, siamo arrivati a Milano e niente, ci hanno messo in base sempre alla grandezza della scuderia, non so, tre allievi di qua, se erano 30 cavalli, c'aveva 30 cavalli, magari se la scuderia di 15 cavalli ne davano uno, insomma ci hanno distribuito così. Loro c'erano 30 cavalli, c'erano una trentina di cavalli, Paolo e Gabriele. E eravamo in tre e ci hanno messo subito in quella scuderia.
Paolo e Gabriele vicino che mi insegnavano le cose. Io ho sempre dato retta a loro e lo devo a loro. E se sono arrivato a dove sono arrivato, insomma. Buffo! Chi? Ci pensi molto prima. Prima di andare al tondino ti fai la tua idea sul soggetto che devi montare. Ti fai la tua idea perché insomma bene o male lo conosci. In base anche agli avversari e sapendo come tatticamente corre ci pensi un attimino, però è una cosa che ti fai tu nella testa, poi devi andare al tondino e sentire quello che ti dice l'allenatore. Vittorio l'ho vinta con un cavallo Paulani di Vittorio Bignami. Ci sei andata, ci hanno ammazza, ma che non avevo fatto che è arrivato. Ah, se fuori fatto adesso, c'è solo su noi. Aspetta che te l'apro io. Aspetta, eh? Aspetta che te l'apro io, vai, veloce. Grazie. Veloce, veloce. Ok, vai, prendi. Uno, due, oddio, tre. Grazie. Uno. No, io già facevo un tiro, ma non mi metto qua tanto io. Cheers. Tu se puede. Prima, di quella all'interno va di meno, tu sei tanto, direi che sei più il buco. Andiamo i cavalli, per favore, i capo. Invece c'è, hai tirato. Ah, avvicinato. No, andiamo dentro però. Vai, vai, forza, dentro. Via. Sì, sì. Colombi, Claudio. Claudio, Colombi. Ecore. Non si può.
I soldi fanno gola a tutti. Io non mi reputo uno stinco di santo, non dico che non ho mai preso i soldi, però qualche volta è successo anche così, per carità, senza mai magari fare danni, nel senso di come tanti magari fermano un favorito, insomma, lì la cosa è grave. Però ho dato una mano. E insomma, in quel periodo che ho dato una mano a qualcuno, c'erano dei fantini che avevano il telefono sotto controllo, in queste telefonate registrate è passato il mio nome, mi sono dovuto fare un po' di... ho dovuto stare un po' al fresco. E lì è stato il mio inizio della mia rovina, insomma. Niente, siamo andati al fresco, un mesetto così, e lì sono incappato in una cella dove è girata una siringa, e per curiosità, come si fa, come tanti fanno, perché ce ne sono a bizzeffe che provano così per curiosità. E lì è stata la partenza. Uscendo dalla prigione, diciamo. Niente, sono andato immediatamente a cercare questa robaccia qua. E lì piano piano ho cominciato. Poi, oltretutto, il danno non era mai 30 giorni di prigione. È che oltre ai 30 giorni, dopo c'è stato 2 anni di squalifica. E in quei 2 anni di squalifica mi sono un po' allontanato dai cavalli, capito? Mi sono mangiato i soldi che avevo guadagnato fino allora. Mi sono infognato un po' in questa robaccia qua. Poi niente, sono passati 2 anni. Tu pensi che quando ho ricominciato, le prime monte che ho fatto le ho fatte a Roma per il babbo di Paolo e di Gabriele, mi ha chiamato a Roma. E avevo fatto 2 prime e 1 secondo per i cavalli di Giannino Emiliano. Beh, bel rientro. Cominciate a montare così, poi mi ha ingaggiato la scuderia Andica, e lì anche se montavo un asino vincevo. Ero dentro l'eroina, insomma. E niente, cercavo di smettere, nulla, e più avanti andavo più danni facevo. Fino ad arrivare al punto che anche la gente se ne è accorta e insomma allora mi hanno un po' allontanato. In quel momento lì eravamo già arrivati all'84. L'84 ho deciso quasi quasi me ne vado in Sardegna, provo a smettere, non c'è stato verso. Finché niente, ho deciso di andare a San Patrignano. Io sono arrivato a San Patrignano, organizzatissimo, per il periodo che c'ero io c'erano 2500 persone,
insomma, uno che veniva dal di fuori e vedeva questo posticino non abbastanza grande e diceva 2500 persone, dove le mette 2500 persone? Talmente era organizzato e ordinato che ci stavano proprio queste 2500 persone, capito? E niente, io sono arrivato lì. Niente, ho fatto questo colloquio con Muccioli, mi ha chiesto insomma cosa facevo, cosa ho fatto, cosa avevo cominciato e tutto eccetera eccetera, e poi mi fa vabbè adesso momentaneamente non ci abbiamo posto, non c'è posto, purtroppo devi ritornare. E allora gli ho fatto, oh Vince, ho fatto 2 giorni di viaggio, adesso mi vuoi rimandare in Sardegna, adesso sto qua, lasciami qua, oh. Capito? E allora ho fatto qualche telefonata e mi ha trovato il posto, che poi dopo tanto tempo lui mi aveva detto così, adesso non c'è posto, devi tornare, per vedere se io veramente avevo voglia di entrare, capito, oppure di riandarmene via, capito. Ma io te l'ho trovato apposta quella cosa lì per vedere se tu veramente avevi voglia di entrare, sta carogna. E mi ha messo nel settore della scuderia, però a lavare i secchi, momentaneamente, lavare i secchi del pastone, preparare le biade, tutti i pastoni per le fattrici, per i 2 anni, per i 3 anni, così, che i cavalli non li toccavo nemmeno. E poi dopo 6 mesi che facevo quelle cose lì, insomma, mi ha messo nel settore del puro sangue, dopo 6 mesi, Cioè, ma io sono entrato in alimentazione, robe che facevo quando nel 71 che sono arrivato, poi ho ricominciato da zero, però dovevo accettarlo e l'ho accettato, se è il modo per venire fuori facciamolo. A lavare i calderoni dei pastoni, lì mamma mia, dicevo, 30-40 secchi al mezzogiorno, 30-40 secchi la sera. Era umiliante, però dovevo fare. Vincenzo mi ha dato la possibilità di allenarmi, di rimettermi in forma. E quando sono passati 18 mesi sono venuto via, sapendo benissimo quello che volevo rifare. Perché ci ho provato in 1000 modi, prima non c'era verso, e fuori non c'era verso. Niente, e poi sono arrivato così a uscire dalla comunità e niente, non c'avevo una lira, porca miseria. Ho chiesto a Vincenzo se mi faceva un prestito per comprarmi le selle, il casco, la frusta, capite, quelle cose lì, e mi ha detto guarda, a Pisa c'è questo sellaio, tu vai e prenditi quello che ti pare e poi mi porti la fattura. E così ho fatto. Io da Milano ero andato via bene, non male, il pubblico mi ha sempre voluto bene, ancora mi vuol bene. Perciò quando andavo a Milano che vincevo, a Varese, e tutti mi facevano le feste, capito? Questo Vincenzo è venuto a saperlo, capito? Anche tramite giornali così. E quando ho deciso di tornargli soldi, che sono di comunità, non ha voluto niente. Ha voluto niente, era contento insomma che mi ero reinserito bene. E per lui era una vittoria. Mi sono messo con Giulia, che è nato Gabriele, sono nati delle liti, che poi lei ha portato via il bambino e lì sono andato un po' giù. Sono andato un po' giù moralmente e mi sono ributtato, ma non nella robaccia che usavo prima,
che quella lì era pericolosa. Insomma, mi sono buttato sempre, nascondevo le mie tensioni, la mia rabbia attraverso non l'alcol, tanti magari si buttano sull'alcol, e io invece la buttavo su un'altra sostanza. E anche lì, dopo un po' di tempo, tu già lo sai, siamo usciti anche da lì. Mamma tua, la mia mamma. No, la tua mamma. Quella spalla. Vieni qua, incolla a me, ti voglio un pochino, che ti voglio abbracciare un pochino. Non voglio. Di chi è? Già. Mamma. Mamma. Tipatico. Mamma, ridi che mamma ha fatto il gnocchi, ma il gelato me lo mangio io però. Scusa. Siete? Ciao, piacere, Stefano. Lui è Claudio, babbo di Silvia. L'avevo visto. Mi guardo io stesso, vedo mi guardo come sono cresciuto io e vedo le nuove generazioni. E penso che un po' di servilità ci vuole, perché adesso ai bambini tu li lasci troppo andare. La paura che avevamo i nostri genitori, anche adesso 14 anni, anche in Paolo Gabriele, io li rispettavo, guai a alzargli la voce, a rispondergli male, per me erano miei papà loro, capito? Invece al giorno d'oggi non esiste. La stampa, dal momento, io l'ho odiata dal momento che era successo quel fatto dello scandalo delle scommesse. Insomma, andavo benino io a quell'epoca lì, poi la stampa proprio me l'hanno detto di cotte e di crude. Dal giorno lì i giornalisti li ho visti come delle persone proprio, non li ho potuti più vedere. E ancora tuttora, vedi, io ne voglio in mezzo proprio. Adesso è successo che ho fatto qualche intervista così, ma l'ho fatto anche perché magari sia utile per qualcheduno, che potrebbe anche essere utile. Però adesso, vedi, quando ti chiedono salire, dire come hai vinto la corsa, sei contento di averla vinta, come nelle trisi, che fai un'intervista a tutti quanti, no, per dire. Io, i giornalisti mi devono rompere le scatole perché non mi piace. La stampa non mi piace, perché è bugiarda, a volte scrivono quello che vogliono, solo per interesse loro. Stanno entrando addirittura d'arrivo con Licio che non trova lo spazio per scattare, Palmerio Agus che lo porta adesso in un buon varco e lo lancia adesso all'attacco di Porto Seguro. Porto Seguro e Licio in lotta, poi Giraglia che avanza all'esterno e va a intralciare l'azione di Licio. Giraglia passa, Licio che l'attacca all'interno, nel finale Licio e Giraglia in lotta. Licio all'interno, rimonta palmo a palmo Giraglia e la stampa sul palo. Grande Palmerio Agus, grande interpretazione di Palmerio Agus che ha... Almeno ha avuto la soddisfazione di vincere la corsa in Francia, già che le altre esperienze sono andate tutte un po' maluccio, almeno con Licio a fine carriera sono riuscito a vincere la corsa all'estero, bellino. No. Bella, fatto bene. Bella, fatto bene. Cavalli in vista. Oh,
lasci da solo. Vabbè. Eccolo, eccolo. Non ti piace. C'avevo la moto, c'avevo la macchina, prendevo le ferie, facevo quello che volevo, avevo la ragazzina, la fidanzata, ed ero caduto così in basso e mi rompeva le scatole. E allora dentro in comunità devo rimboccarmi le maniche, devo rivenire fuori. E allora in comunità mi sono ricominciato, mi ha dato la possibilità a lui, sempre perché portavo un buon comportamento, perché se no non ti avrebbe permesso nulla. Per esempio andare a correre da solo, andare a girare a cavallo da solo, fare footing da solo, capito? Perché se no lì di solito devi andare sempre in compagnia. Dentro l'ingotto si avvicina a Monitoring, ricordare la distanza al pubblico, l'ingresso di Advancing. E ora ci siamo tutti dentro con l'ingresso di Golden Ball, agli ordini nonostante il partito. Fisso 3,79 e poi passa sotto la minaccia di l'ingotto di Max Sharp e di Kaysun. Abbastanza minima, lo fa gradino. No, oggi metà si è pagato. Lo cacciaio, guarda. Mi bimba l'ha salutato prima. Non so che sarebbero. Quello che ha detto la maga. Da quando sono andato via da Milano, che insomma sono uscito dal carcere, che ho cominciato con l'handicap che andavo benino, però ormai ero infognato in queste sostanze, ho deciso di andare in Sardegna pensando che magari lì c'era più difficoltà a trovare, capito? Bene, ho sentito quell'altro che è andato in Sardegna, poi se vede fuori, lui c'ha anche la provetta. È impressionato. Mi piace la Sardegna, è così, il verde, il mare, insomma, fauna, flora, tutto quello che comporta. E poi mi piacerebbe fare, collaborare, non so, con l'incremento ippico, aprire una scuola di allievi fantini in Sardegna. Non vedo il motivo perché della Sardegna devono venire per forza qui a Pisa. Lo capisco. Che la maggior parte sono tutti sardi, perché l'incremento ippico, volendo, non può aprire una struttura dove insegnare i ragazzi anche in Sardegna. Forse il cavallo ti dà qualcosa di più. Il cavallo che a volte monti, i cavalli che tu non li hai mai visti, non sai magari nemmeno di che colore sono. E in quel caso lì con un cavallo non ti puoi fare nulla. Monti su, ti adegui a quello che ti dice l'allenatore e basta. Però con i cavalli che tu ci vivi giornalmente, qualche cosa ci si trasmette tra l'uno e l'altro. Paolo è stato un po' mio babbo e io suo figlio. Tante avventure insieme, così. Beccato anche qualche calcio in culo, qualche schiaffone. Capito? Insomma, ci siamo voluti bene, via. Io l'ho sempre rispettato, per carità. Andiamo d'accordo. Questo me l'ha detto lui, è un guardiano sempre sciolto. Lui va fuori, ritorna, fa quello che gli pare.
Io penso di essere un privilegiato, ce n'è. E dopo queste disavventure essere riuscito a ricostruirmi qualcosa, ci ho messo il mio impegno, perché io non è che non mi ha dato nulla a nessuno, tutto quello che c'ho me lo sono guadagnato. Mi sono spaccato in quattro, però mi sono impegnato. Penso che Dio lì su non mi voleva, lui ha detto tu devi stare giù. E mi ha dato la possibilità di rifarmi la casa qui, la casa in Sardegna, insomma, sono contentissimo, sono un fortunato io.